Osservando l'immagine che vedete in questo momento, qual è la prima sensazione che vi viene in mente? Possiamo notare un copricapo che potrebbe anche celare un bisogno di protezione. Bisogno di protezione che molto probabilmente c'è per quello che è possibile osservare nel resto dell'immagine. È un'immagine che sembra in attesa, è un'immagine che sembra voler sfidare qualcosa o qualcuno, perché evidentemente nella dimensione più profonda del sé, dell'autore, dell'autrice esattamente di questo lavoro, nel preciso istante in cui questo lavoro è stato realizzato, c'era questo particolare momento di vita. Capita infatti in alcuni momenti della nostra vita di essere in attesa e che a volte quell'attesa, sia un'attesa attiva, cioè un atteggiamento di chi attende qualcuno al varco, come se stesse aspettando di regolare dei conti. Sono delle dimensioni che appartengono alla vita di ognuno di noi. In alcuni momenti noi siamo coloro i quali aspettano qualcuno al varco per sfidarlo, per risolvere un nodo esistenziale che in un lavoro creativo ad occhi chiusi emerge con tutta la sua forza. Sono partita dall'idea che ho proprio del corpo anche mio, cioè in generale, sì, anche mio, però mentre la immaginavo, mi immaginavo di lavorare del dasso colorato. Non sono occhi, sarebbero gli occhiali. Ci sono anche le orecchie sotto i capelli in realtà, però vabbè, ecco, insomma, un po' così. Sembra un personaggio in attesa con le mani nei Sono fianchi. d'accordissimo. Rimane nei fianchi perché ho iniziato a farle, poi mi sono resa conto che non, cioè, non percepivo che mi piacevano. E allora Anche un po' beffarda, no? Ti aspetto al varco. Esatto. No, mi piace prendermi un E po' in dati giro. aspetto al varco questa Sì, ho attesa. fatto una cosa che bene o male ce la metto sempre così, ecco, No, però sai, la gambetta è leggermente divaricata, no? E quella testa è inclinata verso la gamba. È proprio da chi ti carina. dice devi passare da qui prima Sì, o poi. ma Lo faccio vedere io. Infatti, cioè, non l'avevo qua, cioè, no. Sì, ok, ci sta. Ma io adesso conosco Francesca già da diversi laboratori, un po' che la conosco, cioè per me è lei, cioè veramente questa scrittura è lei, proprio la postura, cioè veramente, proprio è così, sì, mi piace perché la descrive. L'atteggiamento da sfida, dai, vieni. Quindi quando è che saldiamo i conti anche volendo, Ti cioè, aspetto aspetto, fuori. esatto. Ok, allora guardate qui un elemento interessante da osservare, è l'assenza del collo. E no, in realtà è che non sono riuscita, perché? Allora io so che si dovrebbe utilizzare un po' di acqua, insomma, per attaccare meglio le parti. Ci sarebbe il collo, a me ha dato fastidio che si vedesse poco in realtà, perché io ci ho lavorato su anche parecchio per farlo stare come volevo io. E poi in realtà quando ho aperto gli occhi Non c'era, non c'era. quindi non c'è. C'è, per me c'è, no, per me c'è, lo vedo lì, c'è quel pezzettino lì, però, boh, c'è, non so, l'ho vissuta un po' così, Ok, va però ci bene. Ci sarebbe, sarebbe, ok, diciamo che vorremmo che ci fosse, ecco, no, nelle nostre c'è, intenzioni. Ok. Quando è che il collo scompare? Il collo scompare quando... avanti, anzi rispondo. E noi alziamo le spalle quando viviamo un momento d'ansia. Di tensione, di preoccupazione, la respirazione diventa toracica, cominciamo a tirare sulle spalle, il collo scompare. Ecco, quando facciamo questo lavoro ad occhi chiusi e non raffiguriamo il collo, può dipendere, come detto, ma può dipendere anche dal fatto che in quel momento siamo un po' in ansia. E il modo di raccontare quello stato d'animo attraverso il lavoro creativo ce lo fa fare così. Ora lo puoi dire tu, se quello dell'ansia è un elemento che tu riconosci come tuo, che non è detto che sia di tutta una vita, No, è quello che sì, abbiamo poi non fatto dico. adesso, oggi, in questo momento, domani verrà fuori un'altra Diciamo cosa. che, cioè,
Diciamo che è un periodo un po', sì, ansioso in seguito a del nervosismo, ecco, non è Per cui stai un'ansia pura. aspettando questo signore che va. Sì, in realtà sì, cioè io sto vivendo un momento che devo finire prima o poi e devo finirlo come dico Finire prima o poi a io. Sì. No, cioè morte. devo finirlo come dico io perché sennò non mi va giù la cosa, però vabbè. E per cui sì, probabilmente questa ansia c'è un po' nell'aria, ecco, nel senso. Vabbè, prendiamola e teniamola lì, diciamo che Sì, potrebbe esatto. esserci. No, Ok. c'è per esserci, però non pensavo venisse fuori. È per quello Questo che sì. dicono tutti. È Insomma. perché questa è una proiezione di uno stato d'animo, non è in realtà un lavoro basato semplicemente su elementi fisici. E quindi lo stato d'animo oggi è questo, di chi è in attesa per regolare dei conti, però in questa situazione, no? Questo stato emotivo di questo tipo, così come tu ci stai confermando.